io vado in giro nelle mostre anche d'estate, soprattutto d'estate, e prendo nomi, e anche Francesca lo conosceva così, e faceva una mostra a Capodimonte. Sì, è vero. E mi piacevano i vostri lavori e vi ho contattato e siete venuti ad allestire a una mostra degli artisti agli Almadiani, sì. E poi avete partecipato a tutte le... Che però mi ha sempre chiamato perché? Per le altre mie... Per le figure. Lei fa delle ragazze con la spatola, con gli sfondi spatolari che sono veramente eccezionali. Però tu utilizzi anche tante tecniche. Però volevo dire che questa volta mi ha un po' meravigliato perché mi ha detto no, ci tengo se tu vieni al linguaggio dei fiori. In questa occasione ho detto intanto sicuramente avrai dei fiori, quindi così sicuramente. Ci sono messi i fiori di Elena, sono questi, sì, sono quelli della parte e la, quella parte ambientata lì. Ecco, volevo dire anche che questa occasione che lei appunto mi ha coinvolto in questo discorso, no, del linguaggio dei fiori, mi ha fatto fare anche una ricerca, perché poi troverete di lato ai miei quadri praticamente il nome in latino dei fiori che noi conosciamo, insomma. E poi ho fatto anche una ricerca mettendoci il significato dei fiori, il simbolismo dei fiori, che talvolta noi non lo valutiamo abbastanza, perché magari regaliamo le rose bianche, le rose rosse, poi magari non sappiamo che cosa magari può essere il girasole regalandolo, oppure le rose quelle bianche o le calle. E quindi troverete anche una piccola spiegazione del significato di queste cose. Lei ha preso proprio la lettera, il titolo, il tema, il linguaggio, quindi il simbolismo. I fiori ci... E quindi il simbolismo. Poi volevo dire brevemente che nei miei quadri ho adoperato anche diverse tecniche, con l'acquerello, con le paste modellabili, con l'olio, con il pampaste, e quindi avete modo pure di vederli. Grazie. Grazie. Invece ci siamo conosciute proprio per l'occasione. Lei si è iscritta su tuscentero.org, ci siamo sentite per telefono, mi ha mandato i suoi lavori, io l'ho chiamata, però visivamente ci siamo proprio viste questa mattina, quindi per me è proprio una nuovissima conoscenza. E è stata una bella sorpresa, quindi tu invece come nasce la tua passione? Da piccolina proprio. Ma dipingi solo fiori, fai anche altre cose? Di solito paesaggi, anche qualche donna, ma non tanto, però paesaggi e fiori, più che altro paesaggi. E olio e acrilico, l'acquerello non lo mastico bene, diciamo, perché non ho la tecnica per l'acquerello, quindi adesso ci sto lavorando. Anche la vendo, allora ho detto accidenti, lo vendi molto, perché io sono molto apprezzata del mio paese d'origine. Però è la prima volta che sono qua. Sì, è la prima volta in galleria, per la prima volta a Viterbo, quindi è proprio la prima di tutto. Sarà la prima di una lunghissima serie. Ma diciamo anche il nome del paese. Ci vedi la camerona? Io sì, perché Nuccio mi ha dato, Nuccio Chiossi, il produttore esecutivo della galleria, e mi ha dato il tuo numero, ci siamo messi in contatto. Francesca, vai, che dire, ultima ma non ultima. Ultima forse, la tecnica mia è differente, io lavoro sugli astratti e in particolare sui versamenti. Questa volta però non ho portato i miei versamenti, ne ho portato solo uno di versamento. L'altro è o spatola o la tecnica del negativo, oppure ho la spieghi quella tecnica di questa? Allora, qui ho praticamente usato quelli che i bambini chiamano i rigori. Cioè, tutti quei disegnini piccoli che si fanno nei fogli praticamente quando uno deve ascoltare qualcosa di noioso. Il doppio. Sì, praticamente questo. E l'ho utilizzato su una tela dove avevo praticamente schizzato dei colori. Quindi lì ho fatto questo lavoro, schizzandoci dei colori, poi dopo ho tirato fuori dei colori che avevo schizzato.
pizzato queste immagini. E oggi per l'occasione ha portato quelli che rappresentavano i fiori. I fiori, sì, per oggi sì, perché poi mi piace anche disegnare, rappresentare animali e fiori. Poi però rimango molto sull'astratto per quanto mi riguarda, perché preferisco questa tecnica qui. Tu ami proprio il colore. Sì, mi sento più a mio agio nel colore. Quindi vuoi che paghi il colore, non la figura. Sì. Questo traspare, tutti quei quadri molto di sopra sono molto indicativi di questo tuo iniziale. Qui invece stai più sul figurativo. Qui è più sul figurativo e qui la tecnica è quella del negativo, cioè mettere i colori sulla tela e poi tirare fuori dai colori messi un'immagine, dando uno sfondo che faccia emergere un disegno. Bellissimo. Allora, non è... ricordiamo che la mostra sarà per una settimana fino a domenica prossima, quindi sarà aperta per le festività il 25 aprile, poi venerdì, sabato e domenica. E invitiamo, fate pubblicità, invitate tutti quelli che conoscete a venire perché vale la pena. Grazie. Bene. Grazie.